indagini evidenziano che tantissime delle imprese che hanno ricevuto soldi tramite questa società di consulenza, quei soldi non li hanno ridati, sono i famosi crediti incagliati che oggi ha Finlombarda, una cosa che aggrava ulteriormente il quadro complessivo della situazione, perché oltre a un rischio di conflitto di interessi, queste risorse andavano anche a aziende che poi non le hanno ridate, andando a fare un danno a quei cittadini onesti, a quegli imprenditori onesti, a quelle società che lavorano nel rispetto delle regole, che invece dal punto di vista del Movimento 5 Stelle vanno tutelate. All'interno di quei bandi, di quei fondi che gestisce Finlombarda ci sono anche i tagli dei nostri stipendi, più di 1 milione di euro, e vogliamo assoluta chiarezza, vogliamo che i bandi vengano dati per merito alle imprese che se lo meritano e che creano lavoro, creano occupazione e creano indotto sui nostri territori. Non vogliamo assolutamente che quei soldi finiscano nelle tasche degli amici che poi magari falliscono e riescono a spostarli da un'altra parte. È l'ennesima vicenda poco chiara di questa gestione, è ora di cambiare aria, tra poco scade il mandato e speriamo che questa volta i cittadini lombardi ci diano fiducia anche alla luce delle promesse che ne abbiamo mantenuto e che né Maroni né il PD da finta opposizione è riuscito a mantenere in questi 5 anni.